devi prestare giuramento verso la nostra organizzazione. Anna! La Madonna! Nonno! Buonasera, come state stasera? Come va? Come la va? Ma tu cosa sei? Un Van Helsing cacciatore di vampiri? Siamo pronti a cacciare i vampiri in questo posto avventuroso. Mi sono tutto attrezzato, c'ho anche l'aglio. Aspettate, chi ha parlato di vampiri? Me lo sento. È possibile. Allora, perché non vi sedete intorno qui a fare tipo un cerchio? Certo. Facciamo un pochino. Ok. Non ci sediamo uno sull'altro. Potete strisciare da seduti? No, mi hai rotto la seduzione. Allora amici, adesso vi spiego. Metto notte perché secondo me è molto giusto. È inquietantissimo. No, dobbiamo avere la torcia. No, ci viene la paura. La paura. Nessuno ha una torcia. Luce. Ma cioè, va bene il caldo. Vabbè. Allora, non mi stai già inquietando? No, cosa stai facendo? Metto la musica paurosa. Nella giornata di ieri un nuovo personaggio è joinato nella vanilla. Egli si chiama Darkultista. E non è la rapitrice, perché lei c'è. Quindi non è lei. Che cosa sta succedendo? Perché un creeper sta... Dai, scusate, ho rovinato tutta l'atmosfera. Tutto in pato. Cioè, io l'ho visto arrivare da laggiù in fondo. Cavolato nero. Mi stavo guardando. Ti odiano tutti, anche gli Ender. Fai cagare. Guarda, c'è uno zombie che lo sta andando a ammazzare. Ma c'è qualcuno che mi ha frecciato. Tua madre. Di brutto. Oh, io stavo parlando, Guarda cosa sta arrivando. Scusa. Guarda arrivando, paga. Ancora per rompere un altro po' le palle. Tutti con me. Come mai ce l'hanno tutti con te? Dammi il numero di tua madre. Questo Darkultista, che non è la rapitrice, ha creato questo Dark Castello, nonché un culto, che vuole che noi non resettiamo la vanilla. Lui è affezionato a questo mondo per qualche motivo. Non vuole che lo resettiamo. Vuole rimanere per sempre 1.17, gravissimo. Ma la cosa brutta è che dentro questo castello che egli ha costruito ci sono dei jumpscare. Ma è tanti infestato. Che sono bruttissimi. Succede di tutto. Fantasmi ti arrivano entrare, apri le casse e ti arriva un jumpscare. Ti si muove la visuale da sola. Porte che si aprono. Ci cose che rumori, escono. Rumori strani da tutti i muri. Occhi suoni, occhi. Gli occhi. Quando sono usciti quegli occhi, pistrelli in testa. Raga, i quadri che cambiano. È terribile, è tortura. Ma almeno cosa sono lì. Questo positiva, Darkultista inoltre ha proposto a uno di noi, e io ho accettato, di joinare il suo culto. Io ho accettato soltanto per scoprirne i meccanismi, ovviamente. Ancora non perché voi. Ma ancora non sei iniziato, perché mancava l'ultima prova. Manca ora, non sono ma stato. Ma lo puoi davvero fare? Oltre a tutto ciò, ho anche il guanto di Thanos finito e funzionante nelle mie mani. E tu di te? Questo perché questo guantone mi è stato consegnato da colui che l'aveva fatto a nostra insaputa, che non sappiamo chi è. Si sospetta ancora quell'imbecille di Chico, però non lo possiamo sapere. Non abbiamo avuto conferma neanche da me, perché non è vero. Ok, perfetto. Ok, questo era il riassunto. Perché c'è qualcuno che chiede il riassunto se era esattamente quello che stavo facendo? Era questo il riassunto. Allora, gli uochi sono spariti, lui è qui sopra, è la terza prova per essere iniziato. Io non so se voglio finirla, cioè sinceramente. Oh, è iniziato, non puoi smettere. Ormai devi per forza, se ti sottrai muori, è palese. Allora, facciamo un pronostico, va bene? Certamente, cosa devo chiedere? Allora, verrò accettato nel culto? Ti servirà un compagno per l'ultimo rituale, eccomi qua. Ok, andiamo, Anna. Alex, okay, te la sei cavata per ora, ma tornerò. Non è che è un compagno sacrificale, magari dovrei venire io che mi sacrifici meglio. Vedremo. Ma t'ha già sacrificato una volta. Cosa sta, Anna? Un gru gru, hai sentito? Anna, dove sei? Hai sentito? Sono qua dietro di te, oh. Apri sta Oh, ma sei scema, oh. Oh, ma no, che succede lì giù? Ok, allora, questa tasca è ok, ragazzi. Mi sa che Alex ci ha indovinato, che c'è un pugnale qua dentro. Non vorrei che davvero. Alla fine, Anna, mi è piaciuto conoscerti. Allora, prometti bene se sei arrivato fino a qui. La terza e ultima prova sarà la più importante di tutte. Dovrai svestirti di ogni ricchezza e armatura. Poi presterai giuramento verso la nostra organizzazione, sulla nostra lastra sacra. Il tutto verrà firmato dalle tue ferite inferte dal nostro pugnale. Ah, quindi io devo fermarmi. Ah, lui ha scritto, Lion. Ma il scritto? Compagno brandirà il coltello. È Anna che ti devi mazzocchiare. Guarda, quanto imbecille che sta a mettere i quadri. Ma ma poi sono brutti. Guarda che quadri orrendi. Lo vedo. Ma sono orribili. È la sua firma, tipo, tutto casato. Va bene, Anna. Allora, io vado sulla lastra rituale e tu mi pugnali. Ma qua c'è un'altra cassa, non vuoi sbirciare? No, mi sono sdraiato. Oh, ma non ti devi denudare prima? Oddio, Anna! No, illegalus, no. No, ci vuoi! È sotto terra! Anna, ma illegalus al milionus, però, com'è possibile? Cos'è successo? Non lo so, cioè io ti ho visto che ti sei sdraiato, hai preso fuoco, sei sprofondato. Vabbè, allora io giaccio,
Ma okay, allora attento. Ti devo colpire finché non muori? Io ho capito che mi devi colpire con quella cosa, con la spada sacrificale. Oh, vado, aspetta. Sei pronto? No, volte, però. Te lo dico io quando. Allora, sono okay. Sto giacendo bene. Oh, ma non mi piace sta cosa che stiamo facendo, è diseducativa. Guarda, mi metto di lato, va bene? No, che non va bene. Allora, senti, sta cosa è come la ceretta. Uno se solo. Uno ti dice vai, non lo direi mai. Quindi no, io conto fino a tre e ti picchio, no, va bene? No, assolutamente no. Lo devo dire io. Ma se no, aspetta, non fa. Ma magari c'è un culto che devi fare. Magari c'è. Ha detto, devi promettere. Ecco, vedi? Devo promettere. Devo promettere. Cosa prometto? E prometti! Ma cosa? Di essere fedele al culto. Aspetta, che leggo un attimo, aspetta. Bla 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 bla. Io non firmo niente, No. No, mai firmare niente. Devi prestare giuramento verso la nostra organizzazione. Oh, Anna! La Madonna! No, ma che oddio ma mio. No, era veramente una visione, raga. Era una visione di brutto. Ma come ha fatto? È allora, possibile? Mi sono visto cadere da miliardi di blocchi di altezza, però non sono morto, sono tornato qua. Lui era qui, lui era qui e ti guardava. Prometto di essere fedele al culto, ma con l'aglio in mano annullo, come scrivono sui TikTok, no? Anche col totem annulli, però. Ragazzi in chat scrivete quella frase tipica dei TikTok cursed dove dite annullo tutte le maledizioni che mi sono giunte. Ma funziona? Capito? Sì, è potentissima. No, ok, solo dici tu, ci credo. È potentissima. Deve essere una sinergia gigantesca, altrimenti succede una cosa orribile. Aia, Anna! Stai soffrendo, stai soffrendo. Era anche questa un'illusione, però, No, non sono morto. Vai ancora, ok? Un'altra? Okay. Un'altra ancora, vado, dai. Vado a morire, finito. Basta. Ancora, basta però. Basta. Ok, a posto basta, così. Hai superato di brutto. Okay. Non è soddisfatto però. No, è soddisfatto io. È siamo soddisfatti. Benvenuto iniziato, dici. Oddio, Madonna, no! No, no, la paura, guarda come sale la paura. Porca paura. È finito? Penso di sì. Sono stato iniziato. È quello invisibile, tu ricordati. Buono, divento... No, non devi essere, devi rimanere dalla parte nostra, non essere della vabbè, setta. Ma che vuoi che sia? L'ho visto, mettiti. È un'armatura di pelle gialla, cioè. Paio piadino. Ma dove ce l'ha dato? Molto bello, schifo. Anche la zampa di coniglio maledetta era solo una zampa di coniglio. Ma poi guarda cosa ha portato. E poi ho la torcia sacra, E l'aglio, anche l'aglio. E l'aglio. Ma sei giallo, è poco cultista giallo. Vabbè, giusto. Tienila sempre in mano, ti dice. Va bene, così possiamo entrare in quella parte senza che lui si arrabbi, no? E infatti qua c'era sto buco. Ah, guarda, bisogna fare il salto della fede lì, pure. Ricordi? Fa ma male. Che è successo? Ah, c'è un passaggio segreto pure. Che figata! È il pozzo delle anime questo, guarda che... No, dove ti stai addentrando? È una pazzia questa cosa qua, Questa è la mia stanza? Alloggi! Qua ci sarà sicuramente anche il mio. Guarda se ce n'è tipo una usata, che esatto, vedo qualcun altro. Adesso è meglio che non faccio tanti giri, ora sto appena nella... se ne va devi indagare però, Allora, io non lo vedo più, quindi credo se ne sia... Sì, se ne sta andando. Voi non fatevi trovare... Dio mio, che schifo! Cosa? Ci sono tutti dei ranghi capottati. Che schifo! No, che schifo. Ma che schifo. Senti, io l'ho detto, lo c'entro. Ma vuol dire che non è usata quella. C'è una bara per dormire. Boh. Ma dai, cioè, ma a parte che è una fogna quel posto. Mi pazienza, sì, è tutta se terra. Te lo dico. Ci sono tre armor stand nella cosa. Metto un mini cimitero. Appendo la mia veste sacra, così almeno questa me la tolgo. Perché... ma se non le indossi si arrabbia, mi sa. Ma che si arrabbia? Ecco, questa è vuota, questa è vuota. Questa come secondo la mia. Me non è occupata da nessuno. Questa è libera, infatti. Non c'è manco l'armor stand nell'armadio. Chiudete la porta dopo che uscite, Tutto io. Ma la mia qual era, questa? La tua era quella la prima. Quella con scritto alloggio. Appartamento lì. La prima sinistra era. Questa qua invece. Questa è strega. Oh, questa è ricca. No, questa è la rapitrice. Questa è la rapitrice, altro che. Lei fa parte. Guarda. No, quella rapitrice, dai, come può essere possibile? Lei vuole tenere normale, la vanilla. No. È normale. Lei sa. Ma non si dovrebbe mai comandare. Se noi cancelliamo il mondo e ne facciamo uno nuovo. E lei non può entrare in quello nuovo. Non la facciamo entrare. Abbiamo già detto che a lei non l'avremmo fatta entrare. Quindi per lei mantenere questa vanilla è l'unico modo per rimanere qui. Voglio diventare apprendista, me lo merito. Lei vuole fare pure carriera nella setta, avete capito? Vuole comandare anche qui, dai, è assurdo. Se non fosse per me questo posto non sarebbe così carino. Ha pure aiutato a costruire. Ci ho visto un po' di stile. Ma si è abbassata tanto proprio, mamma mia. Sicuramente anche ormai grazie a me attaccare a tutto, che il nuovo arrivato si è unito, che sono io. Gli inviti li ho consegnati io, mica qualcun altro. E il libro che è arrivato a me era da parte di lei, ecco. È quello in fondo a sinistra. Quello in fondo a destra pure. Questo è bello. Ammazza! Serio, sarà il suo questo. Non dovremmo essere qui se è il suo, Urca, infatti vedi che brutto.
Beh, però devo scoprire, devi spizzare. Io esco fuori, le rimando a spoiler, diciamo fuori. Ho paura. Apprendista, qui è cultista che ti scrive. Ho notizie molto importanti. Quindi un apprendista alla fine c'è. Sarà la rapitrice a questo punto. Quindi questo è quello col grado più alto di tutti. Ma se la stanza della rapitrice era l'altra, significa che c'è un apprendista, non è la rapitrice. Ma quindi ci sono tre tipi più te. Cioè, ti rendi conto quanto. Beh, io non sono questo davvero dentro. Vabbè, però comunque tre sono entrati. C'è lui, solo lui più la rapitrice più un altro. No, questo no, anche un altro. Più un altro sottoposto. Più un altro sottoposto, che è quello che piange. E questo che è l'apprendista. Cioè, tutti volevate tenere la vanilla, però quando abbiamo fatto il sondaggio nessuno voleva tenere, no, il mondo. Ma nessuno di noi, non siamo noi. Siete falsissimi. Vabbè. È stata anche data altra gente, eh? Come tu sai, c'è un nuovo arrivato e mi sembra un po' sospetto. Questo non sono io, però, perché... Oddio, oddio, potresti essere te. Che rumore ho sentito di scavare tomba. Madonna mia. Scavare tomba, sì. Io sei scavare tomba. Come no? Qua c'è un letti. Cosa c'è? Ci sono messa dentro. Ma no, 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 sono questi letti. Allora, qua la bara è piena. Oddio, ma basta, ma cosa? L'hai visto? L'ho visto, sì, l'ho visto, l'ho visto. Stiamo cagando fuori, sa che noi da fuori. Vabbè, usciamo, ok? Allora, o è una buona idea o estrema, secondo me è più. Facciamo un sondaggio, Anna, un po'. Dove lo vedi, Cico? Qua dentro? E questo qui, no, no, sì, sì, lui è lì dentro, negli alloggi. Però il libro è questo qui. E l'ha aggiornato? E penso proprio. Spostati, imbecille. Non manca se ci ha attaccato la porta. Vado a prenderlo io il libro, E lui è qui dentro, però attento. E non posso, infatti, se se ne va. Vabbè, ma tu sei del culto, puoi starci. E infatti, tu puoi ma passare. Se sono così invisibile sembra un po' strano, Dice che sto fa. Ma vatta a mettere la tutina. Ok, se n'è andato. Era anche ora, Leggi, leggi, fai. La gente non c'ha niente da fa. Cos'è che ha scritto? Che tua madre è un... No! Quelle scritte in tutti i libri, proprio. No, no, non è vero? No? Nuovo iniziato, che sono io. Se richiesto all'appello avrei delle ricompense. Ci credo proprio, guarda che avrò la delle morte, ricompense. La morte, la ricompensa. Ma vabbè, magari nulla. Magari qualche magia strana. Io non ce l'ho. Vedere. Anzi, decido, mi faccio vedere, ma non ho più neanche la tutina. Me, io sono molto curioso, Va bene, allora mi riprendo. Vado a prendere in camera tua. Vado a riprendere la tutina mia e me vado da lui. Hai tutto il diritto di stare qui, tu prendi la torcia perché sennò si arrabbia, ricordati. Dicono che chi entri in questo corridoio senza essere abbastanza alto di rango veda il demone. Ho visto il demone. L'hai visto. Fossi in testa, lei attento, ormai. Un po' tardi. Ormai c'era da dirlo prima. A questo punto vado avanti. Sì, ma con calma, attento al demone. Ok. Okay. Fermati! Madonna, il demone di nuovo. Madonna mia. L'ho visto, sì, è il demone di nuovo. No, tu non hai visto quello che ho visto io. Cosa hai visto te? Girati, girati. Girati. No, ma che schema mi segue con l'ascia. L'hai visto? Oh mio Dio, ma è tipo... No, no, raga, questo è... No, oddio, ma è davvero? No, devi scappare assolutamente. Guarda, se io mi giro, mi segue col coltello in mano. Ma chiudi la porta, cazzo. Questo tipo è in shot. Lo smonto. Esci da lì, ti prego. Non si smonta. Cosa smonti? No, si smonta lui. Si smonta te. Quella è la guardia suprema. Smonta fortissimo. Sei abbastanza alto di rango. Meglio se venire. No, qui ragazzi, non c'entrare lì. Non sei di rango. Non sei di rango. Qui bisogna rovinare tu. Vai via. Guarda, andale. Guardalo. Guarda. Non passa attraverso il muro. Chiudi la porta in faccia. Speriamo. No, no, non è attraverso. No, è passato. Non è possibile. No, allora, signore, signore, cosa devo fare? Io ho diritto. Ma così t'ha scoperto però. Sparito. Lui l'ha disevocato lui. Lo stava che guardando ed è sparito. Ma è fighissimo, lo voglio anch'io quella guardia. Sì, però anche tu che entri in quelle cose. Dove ma c'era scritto cazziatone pazzesco, C'era scritto caro Lion e lui me l'ha indicato pure. Ma tu non sei abbastanza ma infatti lui mi sta indicando di andare, Leggo. E cosa c'è? Cos'è? Non sono ancora riuscito a convincerti? Non sei abbastanza spaventato? Beh, un po' sì, effettivamente. Non ti preoccupare, rimedierò subito. No, ti vuole spaventare ancora di più. Non muoverti. Spero che tu stai iniziando a cambiare idea sulla fine di questa vanilla. Ma vuole farmi cambiare idea spaventandomi? Non funziona, cioè minacciandomi. Ma in realtà potrebbe anche funzionare. A me avrebbe funzionato di brutto. Altrimenti tutto quello che hai visto. Aspetta. Altrimenti tutto quello che hai visto che? Ma forse continua dopo. No, non c'è una terza pagina. Forse nella prossima stanza. Attenzione. Non andare avanti, dai. Attento. Io sento camminare, però. No, sono io qui. Però non lui venire, è dietro. Ma non venire. No, voglio essere curioso. Hai avuto il coraggio di entrare e arrivare fino qua. Ora entra pure nella tua stessa tomba e sotterrati vivo. Ma io non lo voglio fare. Ma non lo fare.
eccessivo. È un ordine, lui è lì, ti sta guardando. Se non lo fai finisci male. No, dai, io non ma si fa. Ma tu da che parte sei? Non è che sei tu l'altro imbecille. Ma ti pare? No, ma qui c'era scritta all'incontrario. Non ti girare. No, ma che inquietù. No, Lion, per favore. Io no, non ti girare, ti prego, io ho paura. No, guarda, c'è lui là sopra che mi fissa. Non lo fare. Allora, lui minaccia e dice: davvero ti piacerebbe vivere così il resto della tua vita su questa vanilla? Se non accetterai di tenere questa, con tutti i suoi abitanti e le sue costruzioni, allora farò di tutto per perseguitarti. Vivrai perennemente nella paura, vivrai perennemente al buio. Dovrai temere di aprire ogni singola cesta che vedrai e dovrai continuare a girarti per guardarti le spalle. A te la scelta. Questa vanilla non deve finire. Ti consiglio di non scherzare con me. Firmato il Dark Cultista. Allora, io non voglio ricominciare una vanilla. Cioè, noi adesso siamo tutti in armatura di netterite, eccetera. Immaginate vivere queste cose senza niente in una nuova vanilla. È noioso pure. Sarebbe pesante. Poi immaginati se c'è tipo qualche maledizione che tiene sempre buio e qui non possiamo neanche andare in giro senza una torcia, perché se quello sarebbe terribile. Per oggi ci fermiamo. Buonanotte a tutti e Lion out.